all'incanto dell'Umbria e questa è una delle perle più belle in assoluto. Montefalco, un borgo medievale vicino Perugia, incantato ed effervescente allo stesso tempo, racchiuso come un tesoro da una cinta muraria con le sue porte, tra cui la merlata Porta Sant'Agostino, e le sue torri, tra cui la Torre del Verziere. Secondo la tradizione, Montefalco deve il suo nome a Federico II di Svevia, che, notando il gran numero di falchi presenti nell'area, decise di cambiare nome da Coccorone ad appunto Montefalco. Ma in molti conoscono il borgo anche come la ringhiera dell'Umbria, e il perché lo si capisce salendo sulla torre del municipio. Guardate qui che meraviglia! Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Spoleto, il Subasio, la Valle Perugina, un autentico spettacolo. Scendendo dalla torre, la campana secolare con il simbolo di Montefalco. Meraviglia dall'alto, ma anche meraviglia dal basso. Questo è il palazzo del municipio, risalente al XIII secolo, e questa è la sala consiliare, un tuffo nelle atmosfere del pieno Medioevo. Sempre sulla piazza il Teatro Filippo Neri e il Dedalo di Viuzze con le cantine, dove è racchiusa l'altra meraviglia di Montefalco, quella dei gusti. Il borgo è infatti famoso per la produzione del Sagrantino di Montefalco e del Montefalco Rosso. Ma la grande bellezza di Montefalco si rende viva nello splendido complesso museale di San Francesco. Secondo museo più visitato dell'Umbria. Il complesso museale è articolato in diverse sezioni. La parte più importante è la chiesa di San Francesco, che conserva principalmente appunto affreschi. Tra gli artisti più famosi ci sono Benozzo Gozzoli, Perugino ed altri artisti di scuola umbra. Il ciclo che Benozzo Gozzoli dipinge appunto nella chiesa sulla vita di San Francesco è il secondo sulla vita del santo d'Assisi, quindi il secondo più importante dopo quello di Assisi realizzato da Giotto. La Pinacoteca ospita invece opere mobili, quindi tempere su tavola, oli su tela, suppellettili che raccontano la storia dei primi anni di vita del comune di Montefalco. Una parte molto importante del complesso museale sono appunto i seminterrati, quindi i sotterranei, dove nella cripta sono ospitati i materiali archeologici. Accanto appunto alla cripta ci sono le cantine del convento per la produzione di vino sagrantino. I frati francescani furono probabilmente i primi ad importare questo vitigno, che è un vitigno autoctono, e a produrre appunto questo vino molto particolare che tutt'oggi viene prodotto e ha una parte così importante per il paese.